Siamo stati auditi come Confcommercio Sicilia in Commissione Attività Produttive all'ARS con il sistema della conference call per rappresentare le problematiche del settore della moda, dell'abbigliamento della provincia Emblea, di tutta la Sicilia, anche per quanto riguarda la città di Scicli, nonché quelle delle categorie dei parrucchieri e dei barbieri. Inoltre, assieme al presidente regionale FIPE, Dario Pistorio, sono state messe in evidenza le gravi difficoltà con cui stanno facendo i conti le imprese del settore della ristorazione, dei bar. Confcommercio era rappresentata anche dal presidente Federmoda Ragusa, Daniele Rossino, oltre che dallo staff regionale dell'associazione datoriale, il segretario Gianluca D'Antoni e Michelangelo Spallina. Gli interventi in audizione sono stati mirati ad ottenere soluzioni immediate, in termini economici soprattutto. Per quanto riguarda i settori moda e abbigliamento, è stato chiarito che la riapertura provocherà uno stallo, in quanto non si avrà la possibilità di fornire le attività di merce nel periodo primavera-estate, perché le aziende fornitrici non hanno evaso gli ordini e per la mancanza di liquidità allo scopo di effettuare poi gli acquisti. Le imprese, così come in tutta la Sicilia e anche per Scicli, sappiamo che hanno delle difficoltà nell'acquistare le merci, perché non si è potuto far fronte a pagamenti degli acquisti relativi alla stagione precedente. Da qui pertanto abbiamo richiesto un fondo perduto a titolo di indennizzo per le perdite subite e per il prolungamento soprattutto della cassa integrazione in deroga per i prossimi mesi, anche se già è previsto dal MEF. Abbiamo sollecitato la riapertura il prima possibile e soprattutto le moratorie fiscali e contributive. Riteniamo, così come abbiamo detto nell'audizione, che non ci sia più tempo da perdere, visto che molti imprenditori siciliani, i blei soprattutto della città di Scicli, non vedono più un futuro per loro e per le loro famiglie. È inutile andare a ribadire che questa situazione gioca in maniera sfavorevole per tutti quei soggetti deboli che in un momento di sconforto possono lasciarsi anche andare. Auspichiamo che le nostre proposte possano essere prese in considerazione dal governo regionale e che si dia il via a una reale inversione di tendenza per risolvere tutte quelle attività che oggi si trovano ad attraversare un momento complesso, così come anche la città di Scicli.